questa nuova puntata di Minecraft. Eccoci tornati su The School, la fanmade più misteriosa che ci sia. Innanzitutto iniziamo a buttare queste birce nella tomba della birce. No, perché... sono vive queste birce. No, moriranno, però presagio di morte futura. Ma poverine. Fortunatamente, come ci avete avvertito anche voi nei commenti dello scorso video, la chiave che avevamo era quella della mensa e non abbiamo sbagliato nulla. Iniziamo a scoprire che cosa c'è nella libreria. Abbiamo la chiave. La Mysterious Library. Cosa cos'è, l'armadietto? Tra l'altro abbiamo notato che la nostra vicenda della scuola, che se arrivi due minuti in ritardo ci sono io che vi dico cattivi, cosa ci fate in ritardo? E la questione del parkour per arrivare a scuola ha fatto veramente scalpore. Abbiamo visto delle fantastiche fan art che avete creato in tempi istantanei per questo. Quindi grazie. Anche se normalmente nelle fanmade non mettiamo fan art che non siano fatte dallo stesso creatore della fanmade, in questo caso faremo un'eccezione perché sono proprio dedicate a questa mappa. Quindi complimenti a tutti e grazie in ogni caso a tutte le fantastiche immagini che ci mandate ogni giorno. Grazie, grazie di cuore. Bene, andiamo. Non mi rubare già le... Mamma, così... Tu non... ti ho rubato tutto, ma... perché tu hai gingillato. Ma io stavo dicendo cose utili. Hai già gingillato. Ma come faccio a sapere quali hai mancato in pieno e quali no? Tu già... controllale tutte. Nel cantello tutte. Ah, brava, sbagliato in pieno. Un errore fatale. Cos'è fatale? Se è proprio quello, era quello importante. L'unica che contava trovare. Davvero? Tu no, assolutamente. Ma allora... Ah, quello ci sei incostata, vi ho chiesto di più. Ned sta. Questo cos'è? È storto. Ma c'è una Ned sta lo stesso. Ma perché sono storte? Non è a caso. Ne trovate una a caso? Sì. Ma non si fa. Un po', qui dove l'ho trovata qui. Dove? In questa parete. Sì. Qui? Qui? Questo? Non questo? È la stessa parete, però. Può darsi che ci sia nel lato opposto. Maledetta. Se te... Ah! No, è mancata, qua, mancata. Neanche di qua. Neanche di qua. Biff! Ah, mi fai mettere la torcia, te la impianto tra la luce e il mignolo questa volta. Ma che... vedi che di qua c'è invece. Manca il libro. Ah, però non c'è il libro, non il libro rosa. Rosa. Manca il libro, no? Se lo sarà mangiato una delle tue pecore. Ma no, mentre lo leggevi vicino a una fontana, secondo me. Le tue pecore schifose. Mamma mia. Tutte le volte di non leggere vicino alle fontane. O anche i maiali sono più forti delle... delle pecore. Abbiamo fatto un giro enorme per arrivare qui dietro. Esagerati. E beh, qui che cosa c'è? Bene, ecco, questo qua succede quando una persona gli viene spontaneo fare i giri in senso tondo. Orario. Bene, vediamo che cosa troviamo qui. Io direi niente. Abbiamo librerie su librerie, mettiamo un pochino di torcio. Qui c'è una porta. Ma non è paura che prendano fuoco i libri con tutte queste torce? Ma pazienza! Cosa? Pazienza? Sono disposto a sopportare la perdita dei libri. Ma poveri libri, questo... che ti hanno fatto? Niente, non ancora, però niente. Potrebbero farmi qualcosa, quindi io li brucio. Non si brucia niente. Sei bello, uno passa qui con la torcia, così su sopra che la tiene in mano e buff, si bruciano i libri. Smettila. Sarebbe veramente epico. Dove vai al piano sopra che spiglio, ti perdi? Spiglio. Ok, Nerd Star. Ho trovato una leva, bellezza. Una leva? È ora che te l'ho detto. Perché trovi sempre tu le cose? Perché io frugo a differenza tua che sbucci. La volevo lanciare ma mi hai buttato di sotto, quindi adesso me la tengo io. Va bene. Se indovino qual è, però me la devi passare. È quella del reparto storia. No. Come no? No. C'è un cartello inutile. Hai messo tu il cartello? Sì. E a quello della birch? Sì. Perché l'hai messo lì? Perché ho sbagliato. Ora ti butto di sotto. Ok, questo è il reparto storia. No, ti posso colpire. Nah. Ok, posso chiuderti qui? Io me ne vado, ciao. Chiusa dai libri in eterno. Magari potrò anche uscire da qui. Spero tanto di no. Ok, cerchiamo qualcosa di utile. Qualcosa di utile ci sarà. Allora amore, vai fuori da questa stanza per favore. Grazie. Qui c'è un libro del direttore. No, non voglio mettere torce. Hai trovato qualcosa? Solo qualche Ned Star. Qualche Ned Star. Ma dove si deve andare? C'è un bel panorama. Non c'è niente in sto posto. Assolutamente niente. Non c'è nulla.
Ma non c'è neanche una betullina. Quello è bene, ma. Eccolo! Eccolo! Ned sta. Uscita Uscita della della scuola! È scuola! l'ultima È l'ultimo risorsa. giorno di scuola! Sì! Noi è la sera, la notte dopo l'ultimo giorno di scuola. Immagino che gli studenti abbiano più o meno distrutto la scuola. Malati vandalici in corso. Che disastro. E un tempo c'erano solo gavettoni e già bisogno doveva stare attento. Adesso fanno addirittura dei rami giganti che distruggono Sono tutto. radici di E birch. se questa fosse davvero la fine, tutto il mondo è in delirio, perlomeno la scuola, perché tutto intorno è nebbia. Ormai non ho più niente da fare e sono rinchiuso qui in questo reparto della libreria. Se qualcuno questo libro e io non ci sono, Se qualcuno significa. trova questo libro, io non ci Cosa ho sono. detto? Se qualcuno ha questo Se libro. qualcuno è questo libro, mi avverta perché almeno lo chiamerò per nome. Ma se invece lo trova e basta, significa che sono morto. Oppure che sono Marta in un altro caso, però parla al maschile, quindi è morto. Però per coloro che sono riusciti a trovarmi c'è ancora una via di scampo. Prendi questa chiave per liberare voi e le anime di coloro che sono morti, vi prego. Il Ma bibliotecario. se aveva la chiave, perché non se n'è andato? Perché era chiuso? Era chiuso nel Ah! reparto. Non poteva usare la chiave per aprire? No. Questo è un passepartout le chiavi. No, perché c'è ogni. No, in realtà perché ogni scritta cambia Poteva le. rompere la finestra. Potere. Sì, E nel reparto di storia basta prendere un libro sulla seconda guerra mondiale, lo tiri contro la finestra, vedrai che. Effettivamente, non ci aveva pensato su, Poveretto. poveretto. Abbiamo la chiave finale. Ah ah ah! Sei stata malvagia! Scappa, Ah, scappa, uscita della scuola, per me ci trova sono i zombie l'ultima che ci chiave. mangiano! Olè! Yeah! Grazie di aver giocato a questa mappa fanmade. Spero vi sia piaciuta. Grazie, aspettate che ne esca una nuova mappa creata da AndreaxJ. Ciao! Grazie infinite per questa fanmade davvero, davvero bella. Ma non è finita, avevi detto che c'era una sorpresa speciale nella libreria. Scusa, non è nella libreria. Ora mi viene il dubbio, ora mi viene il No, dubbio, che non ho trovato niente nella libreria. abbiamo ancora guardato quanti Trova la punti. stanza segreta nella libreria. La stanza segreta. Nella libreria. Questo è l'edificio della Dobbiamo fare il conto libreria. dei punti, amore. Dai, ti do i miei. Ok, dammi qui i punti. Dammi i punti, o giusto, facciamo intanto il conto. 64 più Dai, non ne 55! abbiamo mancati E le tanti, forse. birch, dillo tu. Le birce ne ho 64 più Vabbè, 49. passamele per un secondo così le poi le Non brucio. si brucia Vai, niente, c'è uno brucia! stack intero e altre bircette. E vai, sono più in Eddestar, in Eddestar comanderanno il mondo, faremo gli alberi di Eddestar, le birch verranno bruciate nel Nether. Ma Giustamente. no! Non è così che funziona? No! Aspetta, olè, olè, Ma che bello povere! bruttarle via così. Bene, Bruttarle! dobbiamo trovare la Stanza stanza. segreta del Nether. C'è qualcosa qui. Qui? Ma come ci arriviamo qui? È dalla. C'è la finestra aperta? Dove? Laggiù, mi sembra. Vi sembra che una parte sia nera mettendo i vetri più chiari. Dove vai? Guarda se c'è la Aspettami. finestra aperta! Avevo ragione o non avevo ragione? Avevi ragione! Se C'è la finestra aperta! la abbia. Avete trovato la stanza segreta! Se l'abbiamo trovata! Fantastico! Cosa fai? No! Cosa hai Che ne fatto? so? Aspetta, leggi! Ma che è il sistema di autodistruzione! Indovinello. Un ultimo segreto viene celato sotto ciò che ella avrebbe La bruciato. birch! La birce? La birch che ti ho passato? No, la birch è quella che è piantata qui fuori. Quando avete capito dove si nasconde per mettere la leva, è andata a reclamare il tesoro. Ma tu Bene. cosa hai fatto con sta leva? Aspetta, te lo dico io. Nella bara della birch c'è un buco. C'è un buco. C'è la tomba! No, è un buco più profondo di una tomba. Vieni giù. No, ripigiala. Allora era Certo giusto? che era giusto. Cos'è che avessi dato fuoco tu? Dai. Non ci Anche le credo! birch lo No, non sanno. ci credo che tu abbia fatto a caso con la leva e tu l'abbia messa nel posto giusto, quello non ci Ah, infatti tu credo. l'hai spostata, l'hai messa in quello Quindi vuol dire sbagliato. che nella Vieni! tomba della birch ci va la birch? No! Brutta la birch! No! Si muore? No!
Sei morta? No. Aiuto! Che brutto, sento un puzzo di radici di birce. Abbiamo trovato la sala segreta. E chi ci arriva laggiù? C'è un parkour. Si può risalire. Senti, io la mia classe di parkour. Vai, c'è un cartello laggiù. Tu insegni i tu insegni i dodi. Devo aver imparato qualcosa anch'io. Aspetta, fammi fare sto brifidissimo di no! Odio saltare. Senti, tu hai sbagliato due volte, quindi ho tutto il diritto di sbagliare due volte. Tu hai sbagliato. Questo qua non è un errore, ho fatto apposta. Ho fatto apposta. Te che fai gnegnegnegne, sei disturbante. Smettila. Comunque, dopo quella scenetta lì della scuola che ha fatto tanto successo con le fanart, che sono geniali e fantastiche, devo inventarmi altre scenette perché voglio altre fanart che raccontare. Che raccontino qualche storiella ripresa da quello che diciamo nei video. Perché sono. Però non è possibile. È impossibile sto parkour. Ma perché hai messo un parkour impossibile alla fine? E mamma mia. Ok, ora non salto. Vai via. Girati dall'altra parte. Sei in punizione dietro la lavagna, in punizione. Ok. Ciao. Che c'è scritto? No, c'è la testa. C'è. Vai via. Vai via. Fine. Questa volta. Questa volta, per davvero, premio finale, 2 stack più 11 e abbiamo finito la mappa! Yeah! Grazie infinite a AndreaxJ per aver creato questa fanmade e complimenti per l'idea di questo mistero. Grazie ancora a tutti per continuare a mandarci fanart e fanmade, siete davvero fantastici. Ora che non dovevo farlo, l'ho fatto la prima! E alla prossima! Con le 7 torce e gli Eternal Love! Yeah!